Per comma 5 del regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del governo, cioè la vice ministra Scanu, che ringrazio di essere qui, per non più di 3 minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo ha diritto di replicare per non più di 2 minuti. Cominciamo con l'interrogazione a prima firma Belotti 504. 143 sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per i candidati privatisti. Onorevole Latini, per 1 minuto, prego. Grazie Presidente, saluto il Vice Ministro Ascani. Ecco, la mia infatti interrogazione verte proprio sulla confusione e sull'incertezza dei 17.000 candidati all'esame di Stato dei privatisti, perché come sappiamo la prova preselettiva non è stata fatta a marzo proprio per l'emergenza sanitaria e quindi dal decreto, in base al decreto scuola, vediamo che questa prova preselettiva si svolgerà dal 10 luglio in poi, quindi 3 settimane dopo la data di avvio della maturità, per fare l'esame appunto a settembre. Ecco, noi avevamo proposto di fare questa prova preselettiva online al fine di non lasciare nessuno indietro, come aveva chiesto, come aveva detto la ministra Azzolina. E quindi vogliamo capire se si possono prendere delle iniziative ancora per far sì che i privatisti possano sostenere l'esame insieme agli altri alunni appunto a giugno. Grazie. Grazie a lei, Vice Ministro. Grazie onorevole, a lei l'onorevole Belotti. La missione dei candidati esterni all'esame di Stato è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari ai sensi dell'articolo 14,2 del decreto legislativo 62 del 2017, le cui sessioni si terranno a partire dal prossimo 10 luglio. Ciò premesso, la decisione di osservare una tempistica differente per i cosiddetti privatisti è dettata dalla necessità della Commissione di dover procedere con tutti gli elementi utili ai fini di una corretta valutazione finalizzata all'ammissione per il conseguimento del titolo, allo stesso modo in cui si è proceduto per i candidati interni, il cui percorso di studi e l'impegno è già noto ai membri interni della stessa Commissione. Sarebbe stato oggettivamente povero di elementi valutativi, nonché discriminante nei confronti degli esterni che non hanno avuto occasioni costanti per fornire prova del loro impegno nel corso del triennio considerato, un esame preliminare che si fosse basato esclusivamente su prove condotte per via telematica, ancor di più se pensiamo alle prove di laboratorio richieste esplicitamente dal titolo in via di conseguimento. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni, come chiaramente esplicitato nell'ordinanza. Tali soggetti sosterranno pertanto la prova d'esame nella sessione di settembre. In tal senso, nel decreto scuola approvato in via definitiva alla Camera, sono state inserite misure proprio per i candidati privatisti che dovranno sostenere l'esame del secondo ciclo nella sessione straordinaria di settembre. Le suddette misure prevedono per i candidati esterni in attesa di conseguire il diploma di poter partecipare con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e ad altre prove previste dalle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale coreutica e dalle altre istituzioni di formazione superiore post-diploma. Gli stessi candidati esterni potranno altresì partecipare con riserva a concorsi pubblici, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di secondo grado. Grazie. Grazie. La deputata Latini può replicare per 2 minuti. Sì, grazie Presidente. Allora, noi ovviamente non siamo d'accordo, anche perché si potevano fare delle deroghe proprio in virtù di questa emergenza, anche perché ricordo che lo stesso esame di Stato si era preso in considerazione anche di farlo in via telematica, qualora appunto l'epidemia magari non fosse stata sotto controllo, magari come adesso. Io avevo sentito, cioè insomma, si era parlato addirittura anche di questo. Quindi io purtroppo voglio ancora sottolineare il problema che i privatisti avranno nello svolgere questo esame a settembre, perché nello stesso periodo poi si svolgono i test d'ingresso all'università. Quindi si troveranno a sostenere e a preparare due esami nello stesso periodo e poi può anche accadere che un esame, magari il test d'ingresso, venga superato mentre l'esame di maturità
invece magari possono essere anche bocciati e quindi si troverebbero anche in una situazione veramente anche difficile. Quindi purtroppo anche in questo caso il governo non è stato pronto a dare una risposta e soprattutto non hanno rispettato, cioè non si è rispettato quello che si era detto, cioè nessuno verrà lasciato indietro. Ecco, in questo caso i privatisti invece sono stati lasciati indietro rispetto agli altri e quindi c'è stata una discriminazione. Grazie. Proseguiamo con l'interrogazione 504139 di Piccolino Ardelle e altri sull'incremento degli stanziamenti a sostegno delle scuole paritarie a tutela del personale scolastico. L'onorevole Piccolino Ardelle può illustrare l'atto per un minuto. Grazie Presidente, Sottosegretario, anzi Vice Ministro. La legge numero 62 del 2000, la legge Berlinguer, nel definire il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e dagli enti locali, l'ha riconosciuto naturalmente la parità formale tra le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali. Ma nell'attuale situazione di emergenza da Covid-19, le scuole paritarie stanno attraversando una crisi anche di natura finanziaria, dovuta da un lato all'aumento dei costi e dall'altro ai problemi delle famiglie a sostenere il pagamento delle rette. I lavoratori delle scuole paritarie contribuiscono quotidianamente al funzionamento del sistema educativo del nostro Paese, svolgendo un servizio pubblico fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il segmento della scuola dell'infanzia. L'importanza del servizio svolto è stato riconosciuto in vari momenti dei nostri interventi, per cui sono stati approvati nel dicembre 2016 un capitolo di spesa specifico di 530 milioni e poi via via 50 milioni destinati esclusivamente alle scuole dell'infanzia paritaria e negli ultimi momenti c'è stato un primo riconoscimento che ha assegnato 2 milioni di euro per le piattaforme e gli strumenti digitali e previsto un credito d'imposta delle spese di sanificazione. Abbiamo bisogno però evidentemente di uno sforzo maggiore dell'esecutivo teso a riconoscere alle scuole paritarie il ruolo strategico che svolgono nell'ambito del Sistema Nazionale di Istruzione. La richiesta che gli interroganti fanno è come si possa intervenire, quali iniziative urgenti il Ministro interrogato possa adottare al fine di incrementare gli stanziamenti a favore delle scuole paritarie, tutelare il personale scolastico e garantire il servizio rivolto alle famiglie. Prego per la risposta del Vice Ministro Ascani. Grazie onorevole Piccolino Ardelle. Le scuole paritarie formano, come lei ha ricordato, insieme alle scuole statali il sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge 62 del 2000. Ad esse vengono annualmente destinati contributi quantificati in relazione ai diversi ordini e gradi di istruzione per l'accoglimento degli alunni con disabilità. Tali contributi costituiscono insieme alle rette versate dai genitori le risorse economiche che consentono normalmente il loro funzionamento. A riguardo ricordo che con la legge 160 del 2019, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, sono stati stanziati contributi alle scuole paritarie pari a 548.730.089 euro, di cui 512.830.089 a favore delle scuole paritarie di ogni ordine grado e 35 milioni e 900 mila euro destinati agli alunni diversamente abili. Di questi ultimi 12 milioni e 500 mila euro sono stati finalizzati esclusivamente alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità. Sulla base di tale previsione normativa è stato emanato il decreto ministeriale 181 del 16 marzo scorso ed emessi i correlati decreti attuativi con cui sono stati assegnati i suddetti fondi agli uffici scolastici regionali alla Valle d'Aosta, che a loro volta stanno provvedendo al conferimento alle singole scuole paritarie delle risorse ad esse spettanti. Va peraltro aggiunto che con il decreto legge numero 18 del marzo scorso, convertito con modificazioni dalla legge 27 del 24 aprile, ed in particolare all'articolo 77 è stata autorizzata la spesa di 43,5 milioni nel 2020
al fine di consentire alle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale, sia per il personale sia per gli studenti. Per tale esigenza alle scuole paritarie è stata assegnata una somma pari a 3.707.250 euro. Inoltre il citato decreto legge numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 27 all'articolo 120,6 bis, ha stanziato nell'anno 2020 la somma di 2 milioni in favore delle istituzioni scolastiche paritarie, destinata per l'acquisto di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza o al potenziamento di quelli già in dotazione nel rispetto di criteri di accessibilità per le persone con disabilità, e in parte per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti incomodato d'uso dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete. Siamo consapevoli, onorevole, che la lunga sospensione delle lezioni determinata dall'emergenza sanitaria per molte scuole paritarie ha significato una rilevante perdita in termini economici, considerato che non sono state versate molte rette in ragione di un servizio che non poteva essere erogato e goduto. Come da lei evidenziato, le situazioni di maggiore gravità si sono verificate nel segmento delle scuole dell'infanzia. A tal proposito, il Governo, con il decreto rilancio, ha previsto l'erogazione di ulteriori 150 milioni di euro in favore proprio delle scuole paritarie. Oltre all'incremento per 15 milioni del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, che contribuirà a coprire parte delle spese di gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, abbiamo previsto un finanziamento straordinario aggiuntivo a compensazione delle rette non versate durante i mesi di chiusura delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria. In dettaglio sono stati previsti 70 milioni per le scuole paritarie primarie e secondarie, ulteriori 65 milioni per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia. Per quest'ultime l'assegnazione delle risorse ha tenuto conto dell'importante e insostituibile ruolo sussidiario che esercitano per i bambini della fascia 0-6 anni e per le loro famiglie. Lo stesso decreto ha previsto l'erogazione di 39,23 milioni destinate alle scuole statali e paritarie per il corretto svolgimento in presenza e in sicurezza della prova orale che costituirà quest'anno l'esame di Stato. Tali risorse potranno essere impiegate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di prodotti e detergenti specifici per interventi di pulizia degli ambienti scolastici. Di tale risorse alle scuole paritarie e sede di esame andranno oltre 8,2 milioni. Sarà inoltre cura del Ministero, tramite le istituzioni scolastiche, garantire, secondo le prescrizioni ricevute, la sicurezza del personale scolastico nell'ottica del contenimento del contagio e vigilare nel limite dei poteri di cui l'amministrazione è titolare sulla loro osservanza da parte delle scuole paritarie. Grazie. Deputata Nardelli per la replica. Ciampi, prego. Grazie Presidente, grazie Vice Ministra. Io sono soddisfatta della risposta, sia da cittadina, da parlamentare, anche da ex sindaca, in quanto ho avuto la possibilità di collaborare con scuole paritarie, quindi che fanno parte del sistema scolastico pubblico, così come vuole la legge del 2000, la legge Berlinguer. Ora, la preoccupazione delle scuole paritarie sul rischio della non riapertura a settembre è realistica, quindi quanto il Governo ha previsto nel decreto bilancio e quanto si impegna a fare, io credo che sia sufficiente, ma non abbastanza. Ecco, dobbiamo metterci tutto l'impegno per alleggerire i costi, alleviare le difficoltà. Occorre evitare che questa seconda gamba del sistema nazionale scolastico veda messo in pericolo un servizio che offre a tantissime famiglie italiane. Sono 900.000 i ragazzi che frequentano queste scuole e le conseguenze di questo rischio sono molto gravi per l'occupazione. Gli istituti scolastici privati paritari sono 13.000, i lavoratori
più di 100.000, quindi sono soddisfatta, siamo soddisfatti, ma auspichiamo un aumento delle risorse. Grazie. Passiamo all'interrogazione 504140 Toccafondi e Ferri sul mantenimento dell'anno scolastico 2020-2021 dello stesso numero di docenti dell'anno scolastico precedente nelle scuole della Toscana. Deputato Ferri, può illustrare l'atto per un minuto. Grazie Presidente. Ieri ho partecipato con attenzione all'audizione del professor Bianchi e si chiedeva e si interrogava sul modello di scuola del futuro. In questa linea si inserisce la nostra interrogazione che riguarda la Toscana, perché se si parla di comunità, di microcomunità, di gruppi personalizzati, di una didattica diversa, non possiamo accettare che in Toscana ci sia un taglio per l'anno scolastico 2021 di 118 posti in meno. E tra le province che più verranno penalizzate c'è quella della provincia di Massa Carrara, dove, come hanno detto in più occasioni le sigle sindacali, ma non solo, i docenti passeranno da 2.139 a 2.105, le classi saranno diminuite e comporteranno una diminuzione dalle 20 alle 30 classi in meno, e quindi non accettiamo una riduzione dei posti docenti giustificata solo per il calo demografico, proprio perché sia la situazione specifica della provincia di Massa Carrara per quanto riguarda l'edilizia scolastica, sia il Covid-19 che ha colpito più di tutti in Toscana la provincia di Massa Carrara, portano a una ripartenza essenziale e fondamentale della scuola in questi territori, dove davvero dobbiamo pensare a una scuola del territorio e cercare di pensare a classi non pollaio, come in più occasioni ha detto la Ministra, ma poi va fatto in concreto, piccole classi compatibili quindi anche con l'edilizia scolastica, ma anche con un numero di docenti che sia tale per garantire un diritto all'istruzione a tutti. Quindi questi criteri che sono adottati per la provincia di Massa per quanto riguarda il taglio delle classi dei docenti, secondo noi non è corretto, va rivisto e va assicurato davvero uno svolgimento regolare a tutti i ragazzi, garantendoli la presenza degli insegnanti. Quindi ancora non si sanno le linee guida della Ministra, e però devono essere compatibili, non possono giustificare un taglio. Quindi questa interrogazione vuole cogliere questo punto di un'opposizione a questi tagli che ci appaiono ingiustificati. Vice Ministro. Onorevole Ferri, la ringrazio, condivido con lei che il nostro compito oggi è quello di contemperare due diritti che non possono essere contrapposti tra loro, il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. Dobbiamo garantire a tutti, nessuno escluso, il diritto all'istruzione, un diritto inalienabile voluto dal dettato costituzionale. Dobbiamo altresì accompagnare il ritorno a scuola delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in sicurezza e considerate le condizioni determinate dall'andamento dell'emergenza epidemiologica. La dotazione organica assegnata alla Regione Toscana è come ordine di grandezza paragonabile a quella dei precedenti anni scolastici, quindi intesa come dotazione organica ordinaria indipendente dai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 81 del 2009. Ciò premesso, in merito alle criticità da lei evidenziate con specifico riferimento al settore scolastico in Toscana, la rappresentata diminuzione di posti avviene per attuazione di norme primarie, come per tutte le regioni, ovvero riduzione di 32 posti docenti ITP, insegnanti tecnico-pratici, in attuazione del decreto legislativo 61 del 2017, che progressivamente implementa la revisione dei percorsi di istruzione professionale con entrata a regime dei nuovi quadri ordinamentali. Riduzione di 12 posti docenti laureati presso l'istruzione professionale, sempre ITP, in attuazione del predetto decreto legislativo 61. Dotazione aggiuntiva di 30 posti per la scuola secondaria di secondo grado in attuazione dell'articolo 7,10 octies del decreto mille proroghe. Dotazione aggiuntiva di 27 posti sul potenziamento per la scuola dell'infanzia ai sensi dell'articolo 1,279 della legge 160 del 2019. Incremento di 104 posti in organico dell'autonomia relativamente ai posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto in attuazione dell'articolo 1,266
della legge 160 del 2019. La suddivisione dell'organico fra le diverse province operata dall'Ufficio Scolastico Regionale, che tiene conto, stante la dotazione organica complessivamente assegnata alla Regione, delle differenti dinamiche demografiche in atto e dei loro effetti sull'attivazione delle classi. Tali effetti dipendono ovviamente dalla distribuzione delle iscrizioni e dalla conformazione della rete scolastica. In ogni caso, considerando i dati delle classi attivate in riferimento all'ambito territoriale di massa e lo specifico della scuola dell'infanzia primaria, a fronte di un rapporto alunni classi regionali rispettivamente di 22,5 e 19,8, si osserva che la provincia di Massa classi con rapporti di 19,8 e 19,7, che appaiono ridotti rispetto ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 81 del 2009. Si sta comunque valutando l'opportunità di attivare iniziative volte a superare le eventuali criticità circa l'assegnazione delle cattedre, mediante la possibile assegnazione di ulteriori posti a tempo determinato, per accompagnare il ritorno a scuola delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi in sicurezza, anche in considerazione delle condizioni determinate dall'andamento dell'emergenza epidemiologica, in conformità con diversi ordini del giorno approvati in occasione della votazione dell'ultimo decreto scuola proprio qui alla Camera. Grazie. Deputato Ferri, per una replica, 2 minuti. Sì, grazie. Ringrazio la Vice Ministra. Purtroppo non sono soddisfatto, perché proprio il criterio demografico è quello che non condivido, e riprendo le parole del professor Bianchi: dobbiamo riportare la scuola ad essere al centro del territorio. La scuola è il motore del territorio, quindi per essere motore, per essere coinvolto il territorio, ha bisogno di spazi, ha bisogno di una comunità di ragazzi, ha bisogno di insegnanti. E quindi il territorio, a seconda della provincia, ci sono anche zone montane, io penso alla provincia di Massa Carrara, alla Lunigiana, un territorio dove è importante garantire e quindi evitare la soppressione di classi, ma garantire un servizio che ritengo essenziale in un momento di difficoltà per tutto il Paese, ma in particolare anche per la provincia di Massa Carrara. Quindi abbandonare il criterio demografico, trovare altre soluzioni e dare queste risposte. I dati sono stati confermati, quindi la nostra preoccupazione è davvero forte e ci auguriamo che ci siano delle risposte. Noi contestiamo il modo di operare dell'Ufficio Regionale Scolastico Toscano, perché tra l'altro il taglio del numero che crea amarezza, senza quel confronto e anche quella spiegazione che deve avere il territorio, se vogliamo credere in questo rapporto scuola-territorio. E quindi capire invece che ci sia un tavolo serio che si spieghi, e in quest'ottica l'unico spunto positivo che voglio cogliere nella risposta della Vice Ministra sono le sue conclusioni, che spero che non rimangano sulla carta, ma che siano tradotti in questa soluzione in questa soluzione che mi auguro positiva, di valutare, dice, l'opportunità di attivare iniziative per l'assegnazione di cattedre mediante posti a tempo determinato. Ecco, io spero che questa soluzione delle cattedre a tempo determinato ci sia, che non ci sia quindi questa diminuzione, e che sia questa la strada per garantire gli stessi docenti che c'erano stati anche negli anni scolastici passati. Non sottovalutiamo e non lasciamo e non creiamo disparità all'interno delle regioni tra una provincia all'altra, perché tutte le province hanno bisogno di garantire questo diritto. Non mettiamo le province l'una contro l'altra, creiamo dei criteri trasparenti e che tengano conto di queste esigenze che avvertono tutti. Oggi questa provincia è penalizzata, non è giusto, e occorre davvero che il direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico si assuma la responsabilità di dare quelle risposte concrete che la scuola e anche questi ragazzi meritano. Io quindi confido nell'impegno della Vice Ministra e del Ministero e del Governo, e ritengo che comunque ci occorrano delle risposte più concrete, quindi dei fatti e delle soluzioni che trovino conferma anche poi nei numeri, e che quindi si dica no a questi tagli ingiustificati. Grazie.
Deputata Frassinetti, altri sul contenuto dell'accordo MIUR-CEI relativamente al bando di concorso per l'assunzione degli insegnanti di religione. L'onorevole Bucalo illustra l'atto per un minuto, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Vice Ministro della sua presenza. Il 20 maggio scorso, durante una videoconferenza organizzata dalla NAPS sul precariato, l'onorevole Giarrusso, che è un parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato pubblicamente che c'è ed esiste un accordo segreto tra il Ministro dell'Istruzione e la CEE per oggetto il prossimo bando di concorso per gli insegnanti di religioni. Premesso che questo accordo non è mai stato presentato né tantomeno è stato discusso nelle commissioni parlamentari di competenza né in altri contesti istituzionali e soprattutto questo accordo è sconosciuto dalle regioni e sappiamo tutti che la legge numero 186 del 2003 definisce la dotazione organica degli insegnanti di religione articolata su base regionale. Quindi l'accesso ai ruoli avverrà con il superamento di concorsi per esami e titoli indetti su base regionale. Allora chiedo al Vice Ministro qui presente se corrisponde al vero l'esistenza di questo accordo, perché se così fosse è un atto veramente grave da parte del Ministro, perché il Ministro non può fare un accordo segreto. Il Ministro si deve attenere ad essere trasparente su tutto il suo operato. Grazie. Grazie Vice Ministro. Grazie Onorevole. In merito alla questione da lei posta è utile innanzitutto inquadrare l'assetto normativo di riferimento che trova il suo fondamentale riferimento nella legge 121 del 1985. Con essa è stata data esecuzione alle modifiche apportate dal concordato lateranense dall'accordo intervenuto il 18 febbraio 1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede dal successivo DPR 751 del 1985, che ha reso esecutiva l'intesa raggiunta tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. L'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado è adempiuto, articolo 9,2 dell'accordo con la Santa Sede e punto 5 del protocollo addizionale, con il ricorso a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica nominati d'intesa con quest'ultima. A tale primo quadro normativo ha fatto seguito la legge 186 del 2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente di religione, articolati per ambiti territoriali coincidenti con le diocesi e corrispondenti ai due cicli scolastici previsti dall'ordinamento. Inoltre, la consistenza dell'organico è determinata nella misura del 70% dei posti complessivamente funzionanti. Su tale quota di posti funzionanti sono possibili le immissioni in ruolo che avvengono all'esito di specifiche procedure concorsuali. In particolare, l'accesso ai ruoli di insegnamento avviene in base a quanto previsto in articolo 3 della legge 186, di norma con un concorso ordinario con frequenza triennale, tenuto conto dei titoli di studio richiesti in base alla giornata intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012 e recepita con DPR 20 agosto 2012 numero 175. Inoltre l'articolo 5 della medesima legge prevede che solo il primo concorso sia, per così dire, riservato per titoli e servizio svolto, ed è quanto in effetti avvenuto nel 2004, con conseguente adozione di graduatorie aventi validità triennale, quindi fino al 2007. A tale primo concorso non hanno poi fatto seguito ulteriori procedure selettive. In conformità a tale quadro di riferimento è intervenuto il recente decreto legge numero 126 del 2019, convertito dalla legge 159 del 2019, con l'articolo 1 bis, commi 1 e 2, il quale ha autorizzato il Ministero dell'Istruzione a bandire entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della CEI, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020-21 al 2022-23. Tuttavia il medesimo articolo prevede che nelle more dell'espletamento del nuovo concorso
continuino a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito del precedente concorso 2004 sopra citato. A tal proposito, il Ministero, in attesa della sottoscrizione della prevista intesa, ha avviato il 12 maggio scorso uno specifico monitoraggio per il tramite degli uffici scolastici regionali al fine di verificare l'attuale stato delle graduatorie del 2004, in modo da potersi procedere medio termine qualora la procedura concorsuale non si svolga e termini per il 2020, con lo scorrimento delle stesse come richiesto dal legislatore. Pertanto, alla luce del suddetto quadro normativo, occorre evidenziare che l'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana rappresenta il presupposto giuridico necessario all'avvio, come da tutti auspicato, del nuovo concorso per il reclutamento degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche. A tale riguardo, la informo che attualmente è in corso la costituzione di uno specifico tavolo di lavoro che si occuperà proprio della redazione dell'intesa. Grazie. Grazie. Deputata Frassinetti, può replicare per due minuti. Grazie Presidente, ringrazio il Vice Ministro Ascani per la risposta, ma nel merito Fratelli d'Italia non è d'accordo con questa risposta, perché non fa nessun accenno a questo accordo che è stato ribadito pubblicamente da un deputato europeo, quindi da un personaggio politico autorevole. Nelle risposte noi non troviamo la soluzione per l'insegnante di religione che da oltre 20 anni aspettano di essere assunti, ma troviamo la prospettazione di un concorso. Mentre Fratelli d'Italia ha anche presentato un emendamento al decreto scuola dove propone l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione su posti vacanti per gli insegnanti con più di 24 mesi. Oltretutto si segnala che questi insegnanti sono in possesso di un'abilitazione diocesana ed è da 20 anni che aspettano una loro regolarizzazione. Quindi purtroppo anche in questa risposta noi relativamente al fatto che ci sia una nuova procedura concorsuale segnaliamo che comunque i posti non sarebbero sufficienti, che quindi sia necessario procedere all'istituzione di una nuova graduatoria. Detto questo, ci auguriamo per il futuro che comunque questi messaggi, in un momento così delicato per la nostra scuola, così fuorvianti, non siano più messi in atto da persone che dovrebbero avere appunto una responsabilità istituzionale, perché la confusione e l'incertezza che sta connotando un po' questo periodo relativamente alla scuola italiana in ogni settore deve essere comunque contrastata in nome di una chiarezza, di una linearità che è quello di cui la scuola italiana ha bisogno. Grazie. Per l'interrogazione 504142 Casa e altri sull'utilizzo dei fondi PON 2014-2020 interviene il deputato Vacca per un minuto. Grazie Presidente, Vice Ministro, buongiorno. Allora, con il question time di oggi noi poniamo l'attenzione sul tema PON, quindi Programma Operativo Nazionale del Ministero dell'Istruzione, intitolato Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento, finanziato dai fondi strutturali europei, che contiene le priorità strategiche del settore di istruzione e ha una durata settennale, come sappiamo, dal 2014-2020. Il budget del progetto del PON appunto 2014-2020 è di 3 miliardi di euro, di cui circa 2 miliardi e 2 stanziati dal Fondo Sociale Europeo per la formazione di alunni, docenti e adulti, 800 milioni dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale per laboratori e attrezzature digitali per la scuola e per interventi edilizia. Il PON contribuisce, come sappiamo, fattivamente all'attuazione della strategia dell'Unione Europea 2020, oltre che agevolare l'Europa nel superare la profonda crisi emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19.
Chiediamo quindi se ad oggi i fondi 2014-2020 a disposizione delle istituzioni scolastiche siano stati utilizzati, in che misure e per quali finalità e a quale eventuale reimpiego siano finalizzati gli eventuali residui, in considerazione appunto della crisi e della pandemia che ha vissuto il nostro Paese nei mesi scorsi. Vice Ministro. Grazie onorevole. I fondi strutturali costituiscono una preziosa risorsa aggiuntiva per innalzare i livelli qualitativi del sistema di istruzione e investire sulle competenze degli studenti e delle studentesse nella formazione del personale scolastico. Il Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014-2020 è destinato al potenziamento e al miglioramento delle scuole presenti su tutto il territorio nazionale, seppur con intensità diversa a seconda delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna categoria di regione. Destinatarie delle risorse sono le scuole di ogni ordine e grado e beneficiari sono le studentesse, gli studenti e il personale scolastico. Il 2020 è l'ultimo anno della programmazione 2014-2020 che ha consentito sinora il finanziamento di importanti azioni. Il FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha consentito di finanziare il Wi-Fi in oltre 6.100 scuole, di dotare circa 6.000 scuole di ambienti digitali per la didattica integrata e oltre 1.800 scuole secondarie di secondo grado di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Il Fondo Sociale Europeo, FSE, ha consentito investimenti importanti per azioni di contrasto alla dispersione scolastica, per azioni di potenziamento delle competenze di base, delle competenze trasversali e digitali, nonché per azioni di orientamento, di alternanza e di imprenditorialità, per la valorizzazione del patrimonio culturale, per il potenziamento linguistico e per la formazione del personale scolastico. In considerazione dell'attuale crisi emergenziale, grazie alla maggiore flessibilità riconosciuta dalla Commissione europea con le modifiche regolamentari approvate, una parte delle risorse relative all'anno 2020 della programmazione sono già state utilizzate per dotare le scuole di dispositivi e strumenti digitali da dare in comodato d'uso agli studenti più bisognosi delle scuole del primo ciclo, dei CPIA, delle sezioni carcerarie e di quelle ospedaliere. Ed è ora in fase di pubblicazione l'avviso per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Sono così già stati mobilitati oltre 100 milioni per l'emergenza sanitaria in corso. Abbiamo inoltre stabilito di destinare 330 milioni di risorse FESR ancora disponibili per interventi di cosiddetta edilizia leggera, a favore degli enti locali, per interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule in considerazione delle disposizioni che impongono il distanziamento personale in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. Abbiamo infine ulteriori risorse, pari a circa 450 milioni, che corrispondono in parte alle disponibilità annuali del PON ed in parte economie revoche di precedenti progetti e procedure autorizzate. Tali risorse potranno essere utilizzate per potenziare le competenze degli studenti, colmando i divari territoriali esistenti, per rafforzare le azioni di formazione del personale scolastico e anche per garantire supporto agli studenti e alle famiglie attraverso buoni libro e dispositivi digitali. Grazie. Deputato Vacca. Grazie Presidente, Vice Ministro. Questa risposta ovviamente ci soddisfa perché mette in luce un tema importante, cioè quello della capacità di spesa, di programmazione di spesa delle risorse europee. Sappiamo bene che su questo l'Italia anche si gioca gran parte della credibilità che ha poi quando va a negoziare sui tavoli europei con gli altri paesi la programmazione e l'investimento in settori che noi riteniamo strategici come possono essere appunto quello dell'istruzione. E il tema è importante sia per quanto riguarda appunto l'emergenza che stiamo vivendo e quindi la possibilità di spendere le risorse come è stato già fatto in parte, di programmarle per affrontare l'emergenza, e questo ulteriore tesoretto di 450 milioni che lei ha annunciato oggi, insomma, credo che siano risorse importanti, ulteriori risorse importanti che sono a disposizione, e sia anche per quanto riguarda il tema, a nostro avviso, centrale e importantissimo per le prossime settimane, i prossimi mesi dell'utilizzo dei fondi europei emergenziali che verranno stanziati dall'Unione Europea, sui quali c'è un dibattito ovviamente ancora aperto, ma sui quali già si iniziano a delineare degli scenari abbastanza chiari e rassicuranti, perché all'Italia, insomma, si parla di un tesoretto di circa 170 miliardi di euro che dovrebbe arrivare dall'Italia con il Recovery Fund e che
potrebbe essere questa l'occasione anche per fare un grande piano da destinare all'istruzione che, partendo ad esempio dall'edilizia scolastica, metta al centro dell'attenzione del rilancio del Paese appunto il tema della formazione, il tema dell'istruzione, il tema appunto che a noi in questa Commissione, a noi come Movimento 5 Stelle, sta molto a cuore. E quindi su questo, ripeto, l'Italia si giocherà una partita importante e molto delicata. Noi crediamo che questa possa diventare l'occasione appunto per rilanciare il Paese attraverso proprio la formazione e ovviamente lavoreremo nelle prossime settimane proprio per fare in modo che, per supportare il Governo in questa azione di proposta appunto da parte dell'utilizzo dei fondi europei anche e soprattutto per il tema formazione, scuola, cultura. Credo che siano temi importanti sui quali appunto rilanciare il nostro Paese e avviare una fase di superamento di questa crisi. Grazie. Ultima interrogazione, deputato Fusacchia, sulle modalità di apertura di luoghi e spazi da adibire a centri estivi per bambini e ragazzi. Deputato Fusacchia, se vuole può illustrare l'atto per un minuto. Grazie Presidente, sì, molto velocemente saluto la Vice Ministra, la ringrazio per essere qui oggi. E volevo chiedere, il quesito sostanzialmente chiede in che misura le scuole possono sono messe nelle condizioni di poter a loro volta dare disponibilità per le palestre e gli altri spazi a partire da quelli aperti, ma non solo, per svolgere durante l'estate tutta una serie di attività collegate al mondo della scuola a partire da attività sportive, da attività didattiche integrative in collaborazione con il terzo settore, perché ovviamente abbiamo parlato dei centri estivi, ci sono dei provvedimenti da parte del governo su questo, stiamo lavorando con degli emendamenti per migliorare il decreto rilancio, però è chiaro che c'è un ruolo del Ministero chiave per fare in modo che le scuole possano giocare una partita in raccordo con i comuni e le associazioni a livello locale, quindi volevo capire quali erano le iniziative che il Ministero stava prendendo al riguardo. Grazie. Vice Ministra. Grazie Onorevole. L'emergenza sanitaria determinatasi nel nostro Paese ha reso necessaria la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, ridimensionando significativamente la possibilità di fare attività al di fuori del contesto familiare, sia per i bambini che per gli adolescenti. Condivido con lei che l'esperienza del confinamento e le conseguenti restrizioni hanno inciso fortemente sullo stato di benessere dei bambini e degli adolescenti, che è legato principalmente alla socialità fra pari, al gioco e all'educazione. Proprio perché consapevoli dell'importanza di restituire in totale sicurezza anche ai più piccoli il diritto al gioco e alla socialità, abbiamo lavorato insieme al Ministero della Famiglia, ai comuni, alle province, alle regioni, alla Società Italiana di Pediatria e ovviamente al Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute per garantire un primo ritorno alla normalità nel periodo estivo. A questo proposito, il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere positivo all'estensione delle linee guida per le attività estive destinate ai più piccoli. Partendo da tali premesse, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha definito le linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi destinati ai bambini e agli adolescenti, così come da lei richiamate. Come ben sa, l'obiettivo è stato perseguito ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. In merito alla questione da lei posta circa la messa a disposizione delle palestre e di altri spazi a partire dagli spazi aperti degli istituti scolastici, come ricordano anche le suddette linee guida, l'utilizzo di sedi ospitanti i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per realizzare i centri estivi nel periodo in cui gli stessi servizi educativi e le scuole prevedono una fase di chiusura ha una tradizione molto forte radicata in numerose realtà locali. In questo momento le sedi di servizi educativi e di scuole maggiormente utilizzate per questo scopo saranno naturalmente quelle dotate di un generoso spazio esterno dedicato, anche in considerazione della necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico. Aggiungo che le linee guida sopra richiamate prevedono anche criteri di priorità nell'accesso a servizi erogati dai centri estivi per assicurare un maggior sostegno alle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro e a quelle più fragili o con bambini disabili. Posso assicurarle che continueremo a lavorare fino all'ultimo con tutti gli attori coinvolti affinché in piena sicurezza si possa dare a bambini e famiglie una certezza sulla riapertura dei centri estivi. Era un impegno che come governo ci eravamo assunti e quanto riferito dimostra che siamo sulla buona strada. Grazie. Deputato Fisacchia può replicare. Sì, grazie Presidente. Apprezzo la risposta che mi arriva dalla Vice Ministra. Io chiedo solo alla Vice Ministra
di fare in modo che il Ministero dia un'indicazione chiara, perché molti dirigenti, proprio alla luce di quello che ho sentito rispetto a una tradizione che conosciamo molto forte radicata sul territorio, di dare un'indicazione molto chiara, perché proprio uscendo da questo periodo molto particolare con difficoltà sul territorio tanti dirigenti scolastici non ritengono di avere un'indicazione chiara. Allora, che indicazione chiara? Che le scuole sono aperte quest'estate, non sono aperte per fare lezione, ma gli spazi della scuola sono a disposizione. Sono molto d'accordo e lo apprezzo, ovviamente mi sembra assolutamente corretto che ci sia un ragionamento sugli spazi adeguati ovviamente per il distanziamento fisico e altro, come trovo molto corretto che ci sia una priorità e quindi che non sono, gli spazi della scuola non siano a disposizione di chi prima arriva ovviamente, ma siano a disposizione delle esigenze che rispondono a famiglie con maggiori bisogni e difficoltà. Però ecco, date per favore un'indicazione chiara che la domanda che si devono porre i dirigenti scolastici è: non posso darlo per qualche ragione, non il contrario, perché il rischio è che oggi tante scuole siano molto, ma è sicuro che posso darlo questo spazio? Ecco, ribaltiamo il ragionamento che fanno i presidi in questo momento, date delle indicazioni chiare appunto sulle priorità che servono, però in questo modo credo che riusciamo a far passare il messaggio anche che le scuole non sono chiuse quest'estate e che danno il loro pezzo di contributo come comunità educanti e scolastiche a gestire la transizione verso la piena riapertura a settembre. Grazie. Sono così concluse le interrogazioni.